Civis pacem, para pacem. Se vuoi la pace, prepara la pace, costruisci la pace. Non basta infatti essere contro la guerra o semplicemente desiderare la pace, che non è una parentesi, anche se a guardare la storia può sembrare così. E la pace non è assenza di guerra, ma è una virtù, uno stato d'animo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia, secondo le parole di Spinoza. E noi possiamo fare molto, ogni giorno, per cambiare i presupposti che fino ad oggi hanno scatenato le guerre. Non più dunque civis pacem, para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra, che ha da sempre legittimato un sistema di deterrenza o dissuasione, che a sua volta non ha fatto altro che alimentare la paura e la guerra come unico mezzo per arrivare alla pace, negandone tutti i principi. Non è ormai evidente che così non funziona?